tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo la terza parte per quanto riguarda il decluttering. Questa volta parleremo di rossetti. Oh mio Dio, quanti rossetti ho! Oh mio Dio, nemmeno me li ricordavo. Se volete vedere quanti rossetti posseggo e quello che ho declutterato, godetevi il video, noi ci vediamo alla fine. Ciao! Allora, iniziamo subito con questa torre di Babele. Qui abbiamo tutti i rossetti della MAC. Sapete che io ci sono molto affezionata, quindi non toglierò nessun rossetto. Io qui ho tutto il reparto, tutto pieno, e quindi non toglierò nessun rossetto perché alcuni sono in edizione limitata, come questi qua. Poi abbiamo questi. No, questi non si toccano assolutamente, sono i miei rossetti preferiti, e quindi no, assolutamente no, questi non si toccano. Quindi andiamo avanti e iniziamo a fare il decluttering. Aspettate che sposto qui la torre di Babele. Ok, e iniziamo. Io sinceramente ho questo, ho riempito questo, poi abbiamo questo e poi abbiamo questo. Questi sono tutti i rossetti che io posseggo, e già vi posso dire che alcuni li toglierò perché non li ho mai utilizzati, e altri ovviamente perché non li nemmeno swatcherò perché li adoro, quindi li tolgo a prescindere, come Huda Beauty. Huda Beauty, sapete tutti il mio amore per questi. Io ho Payday, che è questo. Non li swatcho perché sennò faremo tardi. Poi c'ho questo, comunque ne ho 5. Questo è Dirty Dirty. Vediamo se qui ho gli altri. Dove sono? Perché li ho messi, li ho buttati. Oddio, non si possono nemmeno toccare. Comunque questi li tolgo perché sono i miei preferiti. Poi andiamo avanti e qui vedo, aspettate che mi sposto questo perché già alcune cose li vedo, quindi mi sa che toglierò molto da qua dentro. Allora, MAC, a prescindere, ve l'ho detto, sono i miei preferiti, MAC. Comunque questi ho trovato, quindi tolgo questi, e mi serve qualcosa da dove appoggiare quelli che tengo. Abbiamo qualcosa? No, non abbiamo niente. Vediamo se riesco a metterli dentro qualche contenitore. No, nemmeno, va bene, ciao. Aspettate che li metto qua dentro. Poi la stessa identica cosa per quanto riguarda Jeffree Star. A me sinceramente piacciono. Aspettate, vi sposto un pochettino così riuscirete a vedere meglio. Ok, Jeffree Star, questi sono ovviamente dei prodotti che non acquisterò più, quindi questi li tengo. Non mi ricordo se ce n'era uno soltanto di Jeffree Star, comunque questo lo tengo. Un altro MAC. Poi se volete in caso un video swatch per quanto riguarda i rossetti di MAC, rossetti eccetera, scrivetemi un commentino e io ve lo farò ovviamente molto volentieri. Allora, aspettate che sposto leggermente qua. Questo che cos'è? Ah, questo è sempre un lip gloss della Catrice ed è ottimo, mi piace, quindi questo lo mettiamo di lato. Poi abbiamo Line Crime in edizione limitata, anche questo molto molto bello, anche questo lo stavo tagliando direttamente con l'unghia. Cioè, questi sono dei rossetti in edizione limitata e sono fantastici sinceramente, quindi quelli in edizione limitata li tengo perché ovviamente faccio collezione. Poi tengo assolutamente questo qui di Deborah Fully perché mi piace tantissimo, è un colore che io adoro. Questi sono i Malva che io, infatti ne vedrete tantissimi di questi. Poi è l'unico di Deborah Fully, quindi lo tengo, e anche che mi piace, sinceramente. Poi abbiamo questo di Revolution, questa è un'edizione sempre limitata, molto bello il colore, è sempre sulle mie corde, quindi ovvio che lo teniamo. I miei rossetti preferiti sono anche quelli di Nabla, quindi mi sembra ovvio anche tenerli. Questo è
BakeBeat, questo qui, ed è questo. Vabbè, questo è Foxy Lady, vedete, bellissimo. Vi ripeto, se volete un video poi ve lo faccio a parte, qui ne vedo un altro sempre di Nabla, che è Time Files, che è questo. Comunque, se volete un video poi ve lo faccio. Poi vedo MAC qua, vedo una testolina di MAC, ce n'è uno, ce n'è un altro infatti qua. Questi sono in edizione limitata per quanto riguarda Nico Panda e sono questi. Uno è questo bel bordeaux stupendo, stupenderrimo, e uno è questo color carne sempre malva, stupenderrimo anche questo. Quindi questi tenere. Poi andiamo avanti, questa è in edizione limitata, anche questa è in edizione limitata, quindi li tengo, sono quelli di Deborah. Sono un bel fucsia e un bel violetto, e questi li ho utilizzati sinceramente, mi piacciono come rossetti, quindi li tengo assolutamente. Poi Mulac, a me piacciono tanto, di Mulac ne ho tanti sinceramente. Vediamo se riesco a qua ci abbiamo un MAC, vedi? poi abbiamo, scusate, questo qui di Gerard Cosmetics, è l'unico che ho con un pelo, no, nel senso è l'unico che ho, e quindi mi piace, ma poi guardate, cioè, adoro. Poi, vedo Sephora, questi sono quelli cartonati di Sephora, e questi li tengo tutti perché faccio, come vi ho detto, la collezione, poi sono un tipo che... mi dispiace sinceramente perché sono colori che a me piacciono. Come sempre vi ripeto, se volete vedere qualche swatch, qualche cosa, scrivetemi un commentino e poi li fate. Poi andiamo avanti, poi parleremo dei matitoni, vabbè. Poi c'è questo qui di Maybelline, se non mi sbaglio, non è Maybelline, no, non la mettete la scritta, perché la dovete mettere, se non mi sbaglio è questa, sì, Maybelline. Sì, ed è questo colore che io adoro. Non so se si vede che io adoro questi tipi di colori. E c'è anche il fratellino che a me piace tantissimo, ma che qui in questo momento non vedo. Ah, qua. Che è questo ed è il numero 15. Questo mi è stato anche detto da una ragazza di MAC che è stupendo, bellissimo. Ma è uno di MAC? No. Ed è la Maybelline. Ed è il numero 15, top. Poi... andiamo avanti, e vabbè, questo è un balsamo labbra di Essence, quindi lo tengo. Io balsami labbra non li tolgo assolutamente. Poi abbiamo questi qui di Milani. Allora, per quanto riguarda quelli di Milani, infatti qua ne abbiamo altri, ci sono quelli che hanno la profumazione che sinceramente a me non piace. Proprio non piace la profumazione a prescindere, quindi li controlliamo e alcuni li togliamo. Questo ad esempio è buona la profumazione, se non mi sbaglio erano quelli sheer, questo è un matte. Comunque questi qua li metto di lato, dopo farò tutti gli swatch, quelli che mi piacciono li tengo, quelli che non mi piacciono li tengo. La stessa cosa per quanto riguarda Avon, perché ne ho tantissimi e ho sbagliato, ho cannato come sempre la colorazione, perché con Avon succede sempre questo. Che i colori nel giornale sono belli, particolari, mi piacciono, poi quando li vedo che li swatch non mi piacciono assolutamente, quindi questi li mettiamo tutti da parte. Aspettate che li butto qua dentro e mettiamo questi, Milani, 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 metto questi qua e poi torno subito, voi lo vedete velocizzato ovviamente. Allora, e nel frattempo metto anche Avon, così li faccio a parte, perché sono quelli che, vabbè che c'è anche Wet n Wild, sinceramente, che alcuni colori non mi piacciono, comunque li metto qua, Avon, Avon, e come vi ho detto poco fa, Huda Beauty non si tocca, quindi si spostano. Altro Huda Beauty, quindi spostiamo, poi Avon, Milani,
poi questi li guardiamo alla fine. Mac, quindi si toglie. Andiamo avanti, andiamo su questo per quanto riguarda, no, questo è sempre Avon, quindi lo metto qua, perché se c'è qualche colore in caso alcuni li tolgo direttamente. Questo è un balsamo labbra colorato, quindi lo tolgo. Poi, questo è l'ultimo che ho preso di Linda Hallberg, quindi ovviamente lo tolgo, ed è questo stupenderrimo colore. Bellissimo. Poi... allora, io vedo quelli di Mulac. Allora, sinceramente anche quelli di Mulac vorrei fare una selezione, anche se mi piacciono tutti, li ho presi apposta, però alcuni forse colore non mi piacciono. Io l'avevo presi, questo è Cries Like a Fox, che è questo. Allora, di questi a me piacciono, oddio, mi sto stampando dappertutto, aspettate che mi pulisco. Allora, per quanto riguarda questi qua di Mulac e Nabla, a me piacciono proprio tutti i colori. Li ho anche utilizzati, infatti sono quelli più utilizzati in assoluto e sono quelli che io preferisco non togliere, perché sinceramente mi sono sempre trovata bene. Li ho anche paragonati ad alcuni di MAC. Questo ad esempio è Pulp, cioè posso tenere un rossetto del genere perché serve sempre. Poi abbiamo, questo è Squid, ed è il 26 ed è un grigio, e fanno lo stesso odore che facevano prima, quindi non hanno cambiato odore. Questo poi è un rosso ed è Crazy Like a Fox, che è questo. Io fin quando non fanno puzza li tengo, queste Avon. Poi un altro, questo è Miss Grace, numero 15, ed è bellissimo, ed è un nude, quindi questi li tolgo. E poi andiamo avanti, questo è Pretty Woman, ed è un rosso spettacolare. Poi questo è Marilyn. Questi sono da collezione propria, questi li adoro tutti. Poi c'è Cherie, che è questo. Devo ricominciare a utilizzare i rossetti liquidi, rossetti cremosi. Poi abbiamo questo, che è un nude ed è Starlight. È chiarissimo e io lo utilizzo al centro delle labbra. Poi, sempre Mulac. Se lo sapevo li lasciavo nelle posizioni normali. Allora, poi abbiamo Vicky, che è questo, ed è molto molto bello. Poi abbiamo questo, che è Ordinary Baby, sono gli ultimi che ho preso, color malva ovviamente. E questo è Flamingo, bello malva. Questo è simile a Fof di MAC. Poi ho questi due che sono stati regalati dalla mia migliore amica, e ci sono anche quelli con il packaging rosa, che sono questo, poi c'è un altro qua, un altro qua, un altro qua. Alcuni, vi ho detto, sono stati dei regali, quindi li tengo in assoluto, perché quando una persona ti regala una cosa, sinceramente è così che deve andare. Poi c'è questo, che è in edizione limitata, che è John the Circus. Poi abbiamo Drama Joy, che è stupendo, ed è questo. Vi ripeto, sono in edizione limitata, quindi Bambola, che è questo. E sono dei regali, quindi non li posso togliere. E c'è questo, che è l'altro che mi piace, Womanly, che è questo qua. Poi altri tre, dovrebbe essere una Shock, che è questo fucsia, anche se io questo fucsia non lo utilizzo, mi è capitato di utilizzarlo con il malva e mi piaceva, quindi questo. Poi c'è, vabbè, questo è il mio preferito, lo dico all'ultimo. Poi c'è Puff Rose, che è questo qui. E poi c'è il mio preferito, che tutti sanno, che è Queen. L'ho messo tantissime volte ed è il mio preferito, sinceramente.
ed è stupendo. Quindi questi sono i miei preferiti. E la stessa identica cosa per quanto riguarda Nabla, anche questi ve li faccio vedere così perché non li tolgo assolutamente, perché sono i miei preferiti in assoluto. Ce ne sono altri sparsi comunque. Questo è il Rock Nude del mio preferito, prefi, 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 prefi. Poi abbiamo Underground, che questo è scuro, l'ho utilizzato solo una volta, quando c'era la mia passione per i scuri. Poi c'è Alter Ego, stupendermo, veramente molto molto bello. Poi abbiamo Kernel, che è questo, che è quello che io utilizzo spesso, oltre Rock Nude. Poi abbiamo Ombre Rose, che è un po' più rosato di come li preferisco io. Non c'entrano più nel cassetto. Poi abbiamo Cosmic Ranger, che è questo, molto molto bello, cioè, guardate qua che scrivenza, sono molto molto cremosi, questi dovete stare attenti. Oddio, si è tolto il tappo, l'incastro deve essere buono. Poi ce ne sono altri, qua c'è un altro di Nabla ed è Bohème, questo qui è un nude. Vi ripeto, questi io li adoro perché li utilizzo tutti, li ho già utilizzati tutti e mi ci trovo benissimo, quindi di questi proprio in assoluto non ne toglierò nemmeno uno perché veramente li adoro. Abbiamo Rouge Mon Amour, che è questo rosso. Poi abbiamo Across the Universe, che è questo fucsia. Questi sono quelli che diciamo non utilizzo, però non riesco a toglierli. Questo è Domino, è abbastanza tipo simile a uno di MAC, che io non ho però. E poi c'è Vertigo, che è questo. Alcuni, ad esempio, sono, come si dice, sono dupe della MAC, quindi io non li tolgo proprio perché non li ho della MAC, ma li posseggo di Nabla, che è una, diciamo, un prodotto che a me piace. Poi andiamo avanti dopo faremo i matitoni. Allora, per quanto riguarda questi rossetti di Astra, sì, mi piacciono, ma non proprio al 100%, però li tengo perché se devo fare un make-up, diciamo low cost, tra questi e quelli di Essence, spesso mi capita di prenderli, quindi non so se tenerne uno, visto che ho anche l'altro di Astra. Come pigmentazione non, cioè, non è che dice non sono buoni, però non lo so, forse il colore che non vedete è molto sheer come colore. Comunque lo tengo soltanto perché se mi serve per, io sono sincera, se mi serve per fare video e tutto. Poi andiamo avanti. Volevo sempre fare per quanto riguarda, mamma mia, di schiena. Per quanto riguarda, oddio, per quanto riguarda i brand, allora vediamo se riesco a fare Essence. Questo è un altro di Nabla ed è Reverse, che è questo, mamma mia, che stupendo! Cerco tutti quelli di Essence. Anche se alcuni li ho messi già di lato perché sono gli ultimi che avevo acquistato e non mi piacevano, quindi già quelli li ho messi di lato proprio perché ero sicura di toglierli. Ah, ce n'è un altro di Mulac ed è questo colore qua, stupendo, che è un viola. Lo vedete sporco perché io spesso utilizzo delle matite più particolari oppure metto due rossetti in uno ed è questo colore qua ed è Gravity, stupendo anche questo. Allora, questi di Essence abbiamo questo colore che è lo 04, vediamo com'è. Sì, mi piace, quindi lo tengo. Poi abbiamo questo che è un altro sheer dello 06. Se non mi sbaglio, questo mi piace pure. Sì, questi sono forse gli ultimi che ho acquistato e mi piacciono. Poi ho questi tre. Allora, vediamo un po'. Questo è cos'è? Ah, sempre Essence.
Questo è l'11, lo 0, non l'11. Allora, vediamo. Questo è molto carino, non ce l'ho forse di questo colore. Vediamo un po'. Questo è lo 03 ed è un nude simile a questo. Questo è simile a questo, quindi questo lo possiamo anche togliere. Sì, vero? Sì, molto simile. E poi questo è lo 04 ed è più rosato, quindi direi di togliere questo qua. Poi abbiamo lo 09 che è molto sheer, sì, e questo lo teniamo. E poi c'è questo che mi piace tantissimo, che è un colorito tipo malva affogata. E quindi questo lo tengo. Quindi di Essence ne abbiamo tolto uno. Proprio sono convinta al 100%. Abbiamo tolto questo che è lo 03. Perché è simile a un altro che ho preso di recente, quindi questo andrà assieme agli altri fratellini che avevo già tolto in precedenza. Poi andiamo con, allora, ho quelli di Sleek e ce l'ho tutti e tre nella scatolina, se non mi sbaglio, che sono questi tre. Adesso li proverò, quelli che non mi piacciono li tolgo direttamente. I packaging e così sono molto carini, cioè sono troppo troppo carini. Uno è questo. Considerate che ho passato la salviettina. Mamma, che sono belli questi. Cioè, non riesco a toglierli. Allora, questi sono soldi spesi, soldi spesi. Non riesco. Vabbè, tolgo le scatole però. Tolgo le scatole, ma tengo i rossetti. Io adoro i rossetti della Sleek. Non riesco, non riesco, non riesco. Allora, qui abbiamo un matitone. Vabbè, matitone abbiamo detto che facciamo per ultimo. Poi, Elle Splash. Che è questo che all'inizio non mi piaceva, e bene 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 io l'ho indossato e sinceramente mi è servito tantissimo questo colore, perché diciamo l'ho utilizzato in dei make-up che mi serviva proprio un marroncino. Però voglio vedere altri, tipo questo qui, sempre di no, questo è di Revolution e questo è diverso, no, questo mi piace di più. Anche se questo è più, questo è molto più chiaro, più molto chiaro. Questo non ce l'ho, quindi questo lo devo tenere. Allora, si era staccata la videocamera e io non mi sono nemmeno resa conto di tutto ciò perché io andavo avanti tranquillamente. E spero che si è vista qualche cosa. Comunque, vi ho fatto vedere che quelli di Colourpop non li tolgo perché mi piacciono. Poi ho pagato la dogana e tutto, quindi non li tolgo. E ne ho uno di Elf. E poi stavo guardando qui i matitoni che posseggo, e poi ho tolto qualche rossetto di Kiko, che sono questi qua. Comunque non vi siete persi niente, va, ho tolto qualche cosa. Allora andiamo nei matitoni, vediamo cosa togliere e cosa tenere. I matitoni sono quelli che io utilizzo di più in borsetta. Che anche se si rovinano, sinceramente a me non interessa. Già avevo fatto il decluttering per quanto riguarda questi prodotti e quindi mi sono rimasti solo questi, sinceramente. Quindi devo dire che li tengo tutti perché sono dei prodotti ottimi per la borsetta e diciamo per il ritocchio. Oltre il lip gloss, io utilizzo tantissimo questi. Infatti, di alcuni ho proprio doppioni. L'unico che posso declatterare, sinceramente, è questo. Perché ha un colore troppo troppo fucsia e io non lo metto sinceramente. Questa è, diciamo, l'unica cosa che posso declatterare. Poi tutto il resto io lo utilizzo e li metto proprio tutti dentro la, cioè,
li faccio girare e li metto dentro la borsa. Di alcuni, tipo di questi qua della Kiko, ho dei dupe, nel senso ho delle scorte perché mi piacevano tantissimo e quindi ho delle scorte. In caso quelli li metterò in dei giveaway. Per quanto riguarda tutto il resto, io lo tengo perché li utilizzo. Poi c'è questo di Deborah, che sinceramente era ottimo, che tutti ne parlavano benissimo e quindi questo lo tengo, è molto molto bello come colore. Sono un po', li vedete che diciamo, sono un po' diciamo, sudati, ma è perché c'è il ventilatore qui puntato e quindi un pochettino si stanno squagliando. Allora, vi faccio vedere quelli di NYX perché ho intenzione proprio di tenere. Alcuni proprio, ah, quello di Kiko, vedete, me ne sono perso uno. Vabbè, questo rosso così già ho ottenuto qualcosa, quindi questo vabbè, questo lo tengo. Sono molto indecisa nelle mie cose, proprio ve lo dico. Poi c'è un altro di Catrice, aspettate che lo swatcho. Questi sono quelli di Wet n Wild, questo è NYX, ok. Va bene, così metto qua quelli che sto deletterando, così non mi confondo. Rossetti ancora sono pochi per quanto riguarda il decluttering. Ancora abbiamo tolto tutti questi e tutti quei rossetti che avete fatto vedere all'inizio. Allora, questo qui, ah, vabbè, no, questo mi piace. Sì, questo di Catrice mi piace perché è un nude di quelli che uso io. Non devo più comprare rossetti. Allora, questo qui di NYX sinceramente è troppo scuro per i miei gusti. Non mi piace sinceramente, quindi questo lo decluttero. Voglio vedere questo com'è. Questo dovrebbe essere marroncino anche questo. Questo lo devo paragonare anche agli altri e vedere quale devo togliere, perché già ne ho tolto uno. Poi, per quanto riguarda questi, a me piacciono tantissimo, questi di NYX, e quindi questi credo di tenerli tutti perché sono dei colori che non si assomigliano assolutamente, perché li avevo presi proprio apposta. Sono dei colori molto 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 particolari. Poi c'era forse questo che non mi piaceva. Sì, questo è troppo scuro, quindi lo tolgo. Poi sono tutti colori che a me piacciono e sono molto stravaganti se voglio fare una cosa particolare. E poi infine questo, che sono dei colori che utilizzo tantissimo e questi mi piacciono molto. Quindi questi li tolgo. Puliamo la mano, questi durano anche tanto, eh? Sono degli ottimi rossetti, sinceramente. La mano io ce l'ho già tutta macchiata. Allora, continuiamo con Wet n Wild. No, c'è un altro di Kiko. Vabbè, aspettate che... No, questo è il 13. Sì, il 13 di Kiko. No, questo è Malva. Malva. I Malva non si toccano. Poi abbiamo Wet n Wild. Questi sono in edizione limitata. E poi c'è tutto il resto. Allora, facciamo gli swatch perché dobbiamo vedere cosa tenere e cosa no. Sono troppi, anche quelli qua sono troppi. Allora, prima è questo, bello. Teniamo. Poi abbiamo questo, forse è troppo rosa. Sì, è troppo rosa. Lo mettiamo qua. Poi abbiamo questo, vediamo tra i due. Devo provarli forse sulle labbra. Comunque, questo mi piace pure. Lo mettiamo qua. E poi abbiamo questo. No, questo non mi piace, invecchia pure. Quindi, questo no, assolutamente. Quindi, questo è un regalo. E adesso tengo questi tre. Per ora voglio vedere altri. Poi c'è questo che è Don't Blink Pink. La cosa brutta è il packaging, sinceramente. Questo è troppo rosa. Poi questo è Winner Room. No, non mi piace.
Il packaging è quello che è una schifezza totale. Questo è sempre con il rosso, questo forse forse. Poi c'è questo che è troppo rosa, già si vede anche dal packaging. Guardate, troppo rosa. Questi erano i dupe di quelli di MAC. Per questo ne ho tanti di Wet n Wild, perché erano dei dupe. Qui abbiamo un altro marroncino, ma già ho ottenuto l'altro, quindi questo lo declutter. Mia sorella sarà contentissima. Poi c'è questo e già si vede che è troppo troppo, quindi no. Poi abbiamo un altro nude e no, credo. Cioè, guardate, è che purtroppo all'inizio ho comprato dei rossetti che essendo dupe della MAC ho pensato, li prendo che diciamo il prezzo è basso, ma invece poi non sono riuscita nemmeno a utilizzarli. Questo è troppo scuro, no, non mi piace. Dovete stare attenti a quando li chiudete, vedete, non li ho proprio utilizzati tantissimo, proprio perché questo è anche, sembra anche nuovo. No, non nemmeno questo. Questo mi dispiace, vabbè, questo lo mettiamo qua per adesso. Questo sì, perché ovvio, questo è il Move, ovvio, no? Poi abbiamo un altro rosso, però questo sembra più aranciato, sembra. Sì. Vediamo se tenerlo, perché c'era questo e questo qua, poi li sbocciamo assieme e vediamo quale dei due. Poi abbiamo quest'altro, questo è più fucsia, sì. Abbiamo questo scuro, e per adesso quelli scuri non mi stanno piacendo. Questo mi piace, sì. Già lo vedo subito quando mi piace. Poi c'è quest'altro colore che no. Poi quest'altri tre. Allora, questo già si vede che è un rosso aranciato, quindi è un no. Poi abbiamo questo che forse forse. E poi abbiamo questo che è troppo scuro. No. Ok. Tolgo questi e tengo questi. Ah, devo fare la comparazione tra tutte e due. Sono 910 e 911, cioè vedete che differenza? 910 e il 911. No, il colore è diverso. Vabbè, questi li posso anche tenere. Ok, mi pulisco le mani. Vabbè, questi li metto qua. Mi pulisco le mani e andiamo avanti. Allora, andiamo a questi. Per quanto riguarda, li divido in Avon e Milani. Allora, facciamo prima Avon, che dovrebbe essere tanto per quanto. Questi qui di Avon io li avevo presi perché mi piacevano tantissimo, poi alcuni avevano detto c'erano dei dupe per quanto riguarda alcune marche, quindi le ho prese. Però ovviamente poi i colori non combaciavano mai ai... cioè nel giornale i colori non combaciavano mai a quelli che poi trovavamo esposti, cioè in realtà, diciamo così, non erano mai i colori che erano in realtà. Allora, qua abbiamo tutti i rossetti, andiamo a sbocciarli. Aspettate che ho la mano bagnata. Allora, proviamo il primo. I rossetti di Avon sono ottimi, però come colori questo non mi piace. Andiamo avanti. Questo sì. Poi andiamo avanti. Questo è un rosso che già ho utilizzato, ma non mi piace. Poi andiamo avanti, veloce, perché questo no nemmeno. Questo già ne ho ottenuto anche abbastanza.
li tagliamo. Questo è un colore che a me piace, quindi lo tengo. Poi abbiamo anche questo, non mi piace. Per questi vado avanti da sola. Questo è già ce l'ho. No, non mi piace. Questo è carino. Già ce l'ho di altri colori, di altre marche. Questo no, assolutamente. Questo è carino, però se è uguale ad altri. Questi lo so che li tolgo tutti, questo sì, togliamo questo pure, e quest'altro pure. Troppo chiaro. Poi abbiamo questo che mi piace, è un nude sheer, quindi mi piace. E poi c'è questo che mi piace anche, questi li tengo. Per quanto riguarda Milani invece, il fatto è soltanto uno, che alcuni fanno una puzza incredibile, ma quello è proprio l'odore del rossetto. Infatti ad alcuni piace ed è tipo fruttato, una cosa del genere. A me non piace assolutamente, quindi quelli li declatterò in assoluto. Dovrebbero essere quelli che mi piacciono, i matte. Mamma mia, questo è l'odore. Mamma mia, questo è uno. Questo invece è buono, vi faccio anche lo swatch. Questi sono i matte e sono i colori che a me piacciono. Questo è il 62. Poi, mamma mia, questo ed è il 08. Poi abbiamo il 65. Sì, sono solo i matte che sono quelli che mi piacciono, che è questo. Poi abbiamo questo, mamma mia, si è tolto. Ah, questo è il 22. Poi 64, ma credo che sia troppo chiaro, anche se è molto molto bello. Vabbè, lo tengo, quelli, questi li tengo. Poi c'è Violet, vabbè, questo l'odore è buono. Poi Raspberry Rush, no, questo sembra buono l'odore, ed è un rosa così sheer. Questo è Matte Diva, questo è anche buono, però è un rosa troppo che non mi assomiglia. Poi abbiamo Matte Innocente del 60, forse è troppo chiaro il 60. Sì, troppo chiaro, troppo, quindi no. Poi abbiamo lo 06, questi sono, sì, questi sono quelli che non mi piacciono allora. Poi questo è Malva, mannaggia, ma questo non fa puzza, c'è puzza, che è di ciliegia, una cosa del genere. Questo è bellissimo, è di ciliegia. Questo è 61, questo lo tengo perché è molto più scuro. Sì, questo ed è un matte, quindi non fa lo stesso odore. Questo è 67, Confident. Questo non fa lo stesso odore, ma non è un colore forse che mi piace. No, infatti non mi piace. 66, ma mi sembra troppo aranciato. Sì, troppo troppo aranciato, però lo tengo se devo fare qualche trucco particolare, che dove è un trucco con colori che non mi piacciono. E poi abbiamo il 21, Sangria. Mamma mia che odore, anche se forse è matte, ma l'odore si sente, nemmeno scrive forse, o forse perché ho passato la salviettina. No, guardate, nemmeno scrive, quindi questo lo posso anche buttare. Quindi questo si butta. Poi un altro, il 16, che è l'ultimo, ed è questo. No, ma quell'odore, oddio.
questo. Per quanto riguarda i rossetti, no, questo lo buttiamo. Per quanto riguarda i rossetti, questo è il mio decluttering, quindi abbiamo finito. Questi sono tutti i rossetti che ho declutterato, sono tantissimi per quanto mi riguarda, perché io sono molto affezionata alle cose che acquisto, perché le acquisto con i miei soldi, a differenza di altre persone che tolgono un sacco di prodotti soltanto perché gli vengono dati dalle aziende, sinceramente. Questo è tutto quello che io ho tolto. Spero ovviamente che chi riceve questi prodotti sia contento di utilizzarli. E chi lo sa, sicuramente farò un altro decluttering fra un paio di mesi, proprio per togliere tutto quello che veramente non utilizzo. Farò degli swatch per quanto riguarda i colori, quelli che proprio non utilizzo, che non mi piacciono assolutamente, li toglierò senza pensarci due volte, perché ho troppi, troppi, ma troppi, troppi rossetti. Allora, ho declutterato abbastanza cose, eh? Avete già visto, ho declutterato. Devo dire, sono stata molto molto brava per quanto riguarda i rossetti. Ovviamente non è l'ultimo video, quindi noi ci vedremo al prossimo e credo che vi do un indizio, si tratta sempre di qualcosa per le labbra. Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!